Peppino, visto che sono riprese le mattinate, Visto. dove andiamo oggi? Aspetta, me lo faccio dire lì, aspetta. Dimmi, Peppi, dimmi. Che ha detto? Vieni con me, fidati. Andiamo. Grazie, Peppi, ciao. Pare che stia iniziando una nuova puntata delle mattinate Ci ha Cuba mandati qua Cuba. Peppino, ci ha mandati qua Peppino Eh stasera. sì, siamo stati, come dire, mandati appositamente Ci manda per Peppino. provare a non ridere. Provare a non ridere, perché stasera siamo qui davanti al L'Auditorium conservatorio. C'è Gervasio. l'auditorium Gervasio è da questa parte, anzi da questa parte c'è l'oasi del sorriso che ci accompagna sempre, che è l'oasi più bella che esista. Da quella parte c'è la ragnatela folk, di là ci sono un po' di amici che si sono accodati, Featuring i aumentano, i featuring featuring. aumentano, e da quella parte lì giù, lì sotto, c'è l'auditorium Che Gervasio. cosa sta succedendo in questo momento all'Auditorium Gervasio? Ora mi andiamo in onda in una settimana nella quale questa cosa è già accaduta, quindi insomma siamo nel futuro in questo momento, siamo proiettati nel futuro. Ma stasera c'è uno spettacolo bellissimo in vernacolo, in dialetto materano, che si chiama Prova a non ridere, che è uno spettacolo diretto da Gio Coretti con Lia Trevisani, Pasquale Cancelliere e Uccio Mastrosato. Mastrosato, Ecco. esatto. Quindi ora, siccome loro sono nostri amici e come dire, e fanno cose legate alla tradizione, Esatto, abbiamo abbiamo pensato pensato. di accostare le due cose, perché tradizione e tradizione vanno a braccetto. Ambraccetto. E quindi noi faremo un'incursione all'improvviso con una mattinata che sarà una mattinata anomala. Sì, sarà Aspetta, come io dire un chiamerei happening, Claudio, diciamo chiamerei così. Claudio. Vieni un attimo, Claudio. Claudio, Claudio. Noi abbiamo spiegato che nelle puntate precedenti che si tratta in realtà di Cupa Cupa, quello che facciamo noi. Stasera non è né una mattinata né una cupa. Come la possiamo chiamare questa secondo la tradizione? Che cos'è? Una vera e propria guacezza. Questa è la guacezza, questa è la guacezza. Quindi andiamo a fare una guacezza. Sì. Ora con Lia, Uccio e Pasquale e Geo e tutto il loro pubblico che ci hanno detto che è pienissimo, quindi insomma. Posso parlare con Palom? Che mi fate ridere. Perché ti faccio? Perché io sono più autorevole Ma che con il cos'è? mio Ah, mi state abbondo. dando del voi. No, diciamo che stavo entrando nella parte dello spettacolo giù, prova a non ridere. Ma perché cosa ti fa ridere? Guarda, allora No, ti ma spiego, Sergio ha perché gli occhiali, io ho gli occhiali. Perché lui non io ho ti i fa baffi, ridere? tu hai i baffi, È così, è la il barba, la nasone, ma perché io ti faccio il ridere? nasone. No, così, boh. Quindi andiamo a fare guacezza. Andiamo a fare guacezza, andiamo a fare È carnevale. Andiamo. Allora, dobbiamo accostarci in guacezza. Con silenzio molta discrezione, perché perché nessuno sa sa, nulla. nessuno sa nulla. Andiamo ovviamente a sorpresa, diciamo così, e tenteremo di coinvolgere il pubblico dell'Auditorium Gervasio, ma ovviamente anche gli attori che sono sul palco. Quindi Seguiteci e avviamoci. vediamo che cosa succede, perché è work in progress, è a sorpresa. Come Perché dicevi. sono soppressata? Allora sarà sorpresa perché qua non c'è da mangiare, quindi sono pressata. Nix kubachen. Ci abbiamo provato. Cos'è? Dobbiamo ricordare la scomparsa di un grande componente. Non so se ve ne siete accorti che manca Rino stasera. L'avete ricordato? Mancarino. Ma è così. Dobbiamo Manda Rino. fare sì, Devo fare la preghiera per mancare, dobbiamo fare Rino. mancare. Rino, domani c'è anche Rino, no? Manda Rino. Rino domani, Giovani, stasera, non potete venire giovani, Rino, ma domani giovani, c'è Rino. giovani, Allora, come on, let's go, sì. let's go. Permesso? Per Maria la vostra signoria, per Maria.
recupera non è la me. A se se canta lo paese me. Lo cora a me che mi facevo la vola. Lo cora a me che mi facevo la vola. Si manca a petali alla tagliola. Si manca a petali alla tagliola. Come come lo cora a me che mi facevo la vola. Lo cora a me che mi facevo la vola. Si manca petta paschella alla tagliola. Si manca petta paschella alla tagliola. Lo cora a me che mi facevo la vola. Lo cora a me che mi facevo la vola. Si manca a petta, io c'ha la tagliola. Si manca a petta, io c'ha la tagliola. Come come l'anduni e la me. A se se canta lo paese me. Mentre la resi me mi venu chionde. Mentre la resi me mi venu chionde. Iazzi padrone va a tagliarlo far moci. Iazzi di padrone va a tagliarlo far moci. Come fuve a Antoni e la me. A se se canta lo va uno. La cupa cupa me e nu poca vaziosa. La cupa cupa me e nu poca vaziosa. Non se ne vede a te a cenalo de una cosa. Non se ne vede a te a cenalo de una cosa. Cuve cuve Antoni e la me, a se se canta lo paese me. O t'imbennivle che va senza sozza, o t'imbennivle che va senza sozza. Quella padrone va la piglia la salsozza, quella padrone va la piglia la salsozza. Cuve cuve Antoni e la me, a se se canta lo paese me. Lo galle corce teni penni bianca, lo galle corce teni penni bianca. Dama la buona sera tutta quanta, dama la buona sera tutta quanta. Tu per cupè Antoni e la me, a se se canta lo paese me. Tu per cupè Antoni e la me, a se se canta lo paese me. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie per l'ospitalità, davvero. E noi siamo in giro con le mattinate, siamo partiti all'improvviso. Vieni qua Pasqua, grazie per averci ospitati, ovviamente all'improvviso e anche in maniera un po' vigliacca, perché farla a fine serata, è vero, quando siete stati... Veramente, vi siete... Qualche cosa, diciamo, l'avete consumato sul palco. È giusto così. Era questa la casa della salsiccia. Sotto al letto, la lavanda di mio marito. Ma tu c'era una camera brutta, vedi a mangiare. Ah sì? Sì. E dov'è la camera da letto? Qua. È a casa sua. Allora, adesso noi, siccome qua, caro Sergio, è chiaro. Buonasera a tutti. È chiaro che non mangeremo niente. Ma a casa di Lia c'è la salsiccia, come siamo? Andiamo a casa di Lia a portare musica. Non ci sono problemi. È vero. Paga tutto lì. Paga tutto lì. Allora Lia, a casa siamo a posto? Sì, e dove la a casa? Hai capito, a casa sua, vabbè. Voi vi va di venire a casa di Lia? Tutti a casa di Lia. Ma sì. Tutto gratis, signori. Siamo pronti allora. Bene, allora. Io direi di provare adesso se riusciamo a attrezzare un coro, perché è probabile che ci riusciamo dopo tutta questa bella serata, diciamo così, concentrata sulle tradizioni popolari. Ci proviamo. Io vorrei chiedervi una cosa prima di fare questo coro. Ma voi siete stanchi, ve ne volete andare? O volete restare? Sicuro? Sicuro. Allora, e voi invece? Noi vogliamo stare. Volete restare? Volete andare? Lì, a noi. Se mi consentite solo un piccolo intro.
stasera su questo palco ci sono i più grandi artisti di Matera. No! Lo dico, ci sono i più grandi artisti di Matera. E siamo felici. Noi siamo orgogliosi. Siamo felici di stare con voi perché voi siete dei grandi artisti. Grazie, noi siamo felici di essere qua e siamo felici del fatto che ci stiate ospitando. Devo parlare con due microfoni, uno serve per la telecamera e l'altro serve per tutti noi. Allora, prendo le misure con questa cosa. Ora, dovevamo provare un coro tutti insieme. Ma io dico di sì, nel senso possiamo anche coinvolgere il direttore d'orchestra Mola, diciamo così, per provare a... Esatto, il maestro Mola. Allora, voi avete fatto le presentazioni. Noi stiamo andando in giro con le Cuba Cuba, probabilmente l'avete già saputo, l'avete già visto in onda con, su TRM, ma approfittiamo anche delle nuove tecnologie che 20 anni fa, data delle ultime Cuba Cuba con TRM, non c'erano. E ora con le dirette Facebook riusciamo ad arrivare più, diciamo così, nei meandri delle vostre visualizzazioni. Allora, queste Cuba Cuba partono con Giuseppe Petragallo alla telecamera, che ha lanciato l'idea. È il suo intercalare per attirare la nostra attenzione. E dice: oh Pepe, proprio tu e Palomba si dà a fare la mattinata. E Giuseppe, non lo so, ma chiediamo a Sergio. Sergio, ti va di fare le mattinate? Io ovviamente ho detto sì, perché ho detto non le faremo mai queste mattinate. Come sempre. Sì, allora, e allora sì. Allora, quando incominciamo? Abbiamo chiamato TRM, che voglio dire è una presenza sempre costante sul territorio, siamo partiti con le mattinate, ma poi occorreva un bel gruppo di musicisti che conoscesse le canzoni della tradizione con lo spirito di farle conoscere. E dal 97, data dell'ultimo carnevale della Matera, sono passati 20 anni. Ci sono due generazioni in mezzo che non sanno che cos'è. E queste generazioni vanno coinvolte e noi pensiamo di avere questo ruolo come stanno facendo loro. Pasquale ha detto prima, noi eravamo dietro, io il dialetto non lo lascerò mai. E noi le nostre tradizioni non le lasceremo, noi qui le nostre tradizioni non le lasceremo mai. Ecco perché siamo insieme su questo palco. Occorreva un gruppo di uomini che sta perpetrando questa tradizione, e il gruppo della Ragnatela Folk è stato il gruppo che ha seguito e ha aderito immediatamente a questa iniziativa. Immediatamente. Giro, abbiamo organizzato tutto in un quarto d'ora, 20 minuti. Poi occorreva un gruppo di persone di cuore che potesse seguirci con entusiasmo, con gioia, con la musica e con la passione, la stessa che ci portiamo noi appresso. E quindi abbiamo coinvolto Giovanni Martinelli e l'Oasi del Sorriso, che conoscete sicuramente. E qualora non lo conosceste, sappiate, cercatelo su Facebook. Chi non è su Facebook, diciamo, si iscriva, è facile. E quindi noi ci siamo sorriso da questa parte. Chi altro? Dice, stasera noi abbiamo una special guest. Dov'è? Ah, allora, stasera ci ha seguiti un grande artista, ormai materano, ormai giusto, ormai sei nostro, Domenico Dell'Osso, da questa parte. Dov'è? Ma dov'è Paolo? Lo chiamiamo. Paolo, dov'è Paolo? Oh, Paolo, vieni qua, eccolo qua. Paolo Irene! Paolo, se ti farà piacere, da stasera... Ancora col bicchiere di vino in mano, dalla mattinata. Noi siamo stati a portare la mattinata a casa sua, di Antonella, sua moglie, e loro sono stati gentili, ospitalissimi. La seconda tappa è stata qui davvero a sorpresa. Ora, noi parlavamo... Di questo coro, diciamo così. Ho coinvolto il maestro Mola proprio per tentare con lui di coinvolgere ancora di più questo pubblico attivissimo. Ci dobbiamo accordare? Accordiamoci, proviamo. Ma. Di nuovo. Ma. Avete fatto l'introduzione un do maggiore, esattamente. Do mi sol, la canzone in sol, vedi tu come famo. È uguale, è in sol. Sol, si, re. Ci siamo? La scala perfetta. È perfetta, allora attenzione. Qual era, Claudio? Partiamo col coro. Con le mani! Thank you.
si fatta rossa, ma pare una cerasa. Te voglio da nuvasa, a tu mi piace a me. Te voglio da nuvasa, a tu mi piace a me. Uè, 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 la samba, solo voi! E come si bella, come si yanga, come la neve della montagna, li capite alla mascagna, manna basta innamorare, li capite alla mascagna, manna basta innamorare. Uè, 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 la samba che è un bubè. Uè, 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 la come si fa sta nera, come lo fumo la giammanetta, non sia mai ma fosse mogliera, ma facessa paura, non sia mai ma fosse mogliera, ma facessa paura. Uè, 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 la sa mamma te vino con me, no! E ha battito la mano, me! E si capita tu, io so fatta annella annella, uene quando si bella tu m'hai fatta innamorare, uene quando si bella tu m'hai fatta innamorare. Uè, 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 la sama forte! Attenzione, sulle mani, tutti sulle mani. E come si fa tagliare? Ma pare una ricotta. Pronti con le mani, T'ha già scaffato una botta, a tu mi piace a me. T'ha già scaffato una botta, a tu mi piace a me. Uè, 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 la samba del più, poi! Più forte, più forte! Uè, 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 la samba del vino con me! E la samba del vino con me, vino con me, vieni con me! La samba del vino con me, vino con me, vieni con me! La samba del vino con me, vino con me, vieni con me! La samba del vino con me, e la samba del vino con me! E poi le mattinate di quest'anno si chiamano così, il titolo del programma è così, mattinate e cupa cupa del 17, dell'anno più sfigato del secolo o del più fortunato del secolo? Ci siamo allungati un po', diciamo così. A voi l'ardua sentenza. Oh, adesso aspetta. Questo è il titolo. Allora noi che facciamo? Facciamo una puntata nella quale diciamo il titolo e nell'altra mantiamo la mattinata, perché non ce la facciamo a fare tutte e due le cose in un'unica. Va bene, ci state seguendo, avete iniziato a seguire un po', lo sapete già. Va bene, va bene. E allora che facciamo? Facciamo, dici. No, io dico, vabbè, adesso abbiamo testato che la voce c'è. Sì. Ecco, poi magari sull'ultimo pezzo proviamo anche a farli alzare in piedi. Ma questo tra un po'. No, aspetta. No, diciamo non tutti. Quelli che se la sentono, gli altri. No, quelli che se la sentono si alzeranno in piedi. Gli altri possono stare seduti e possono restare qua, perché abbiamo domani qua è aperto, non è che c'è, poi ci sono i bagni là. No, c'è quel che serve. Diciamo che tra uno spettacolo e l'altro andiamo noi, ecco, cioè facciamo intrattenimento, ecco, per intenderci. Va bene. Allora, io direi di fare un'altra canzone così. Prima però vorrei reinvitare qui i protagonisti di questa serata. Chiamerei subito Geo Coretti, facciamogli un applauso. Geo Coretti! Dov'è Geo? Vieni Geo, vieni. Dov'è? Eccolo qui. Geo Coretti. Poi, dopo Geo è stata una sorpresa
graditissima, graditissima, una sorpresa graditissima. Ragazzi, io poi conosco questi ragazzi da sempre, sono meravigliosi, sono creativi, pieni di idee e rendono viva questa città. Un applauso a questi ragazzi. Noi ricambiamo il complimento perché, voglio dire, è una cosa proprio bella, divertente, quella che ci che prepariamo ogni volta che facciamo qualcosa. Facciamo sempre con quello spirito, quell'entusiasmo. Sul palco questa sera anche Uccio Mastro Sabato. Uccio Mastro Sabato! Eccolo qua. Non si sentono più gli applausi, ma vi siete stancati? No, eccolo qua. Adesso Uccio è in tenuta ginnica perché voi non lo sapete, ma lui quando finisce gli spettacoli va sulla circonvallazione a correre per smaltire le vie giuste. Certo. Sappiamo che voi stasera non avete fatto niente, quindi noi abbiamo in programma altre 3 mattinate stasera, se volete aggregarvi. Ci aggreghiamo. Cioè, con piacere. Certo. Ok, quindi siamo pronti. Certo. Ingrandito il gruppo. Poi Pasquale Cancelliere! Grazie per l'ospitalità Pasquale, grazie. E basta, giusto, sono finito. Scusami, e che fai? C'è? La padrona di casa. E chiama tu la padrona di casa. La padrona di casa, la signora. Lia Trivisani! Lia Trivisani! Vabbè, però non si fa così, noi siamo venuti qui a portare... No, ma ci prendiamo tutti quanti queste persone, ci fanno tutto il corteo e siamo online tutti quanti e facciamo... È vero, ci andiamo a fare in giro tutte nella piazza. Facciamo una diretta Facebook. Facciamo Facebook lì, facciamo tutti insieme una cosa, perché qui fa scalla che non si capisce. Possiamo tentare un esperimento, cioè proprio un tutti a casa che finisce su Piazza Sedile a ballare. Aspetta, calma, la padrona di casa. Tu te la ricordi la come si chiama, quella storia del Pifferaro magico? Certo, e che non me la ricordo. Allora, invece di stare il Pifferaro, sta Mola, il maestro Mola, con la fisarmonica, io divenno da non e tutto quando tratto per dretto. Magnanesi alla piozza. Ma arriva fino alla piozza, tutti quanti insieme. Io mi metto il pallettone di pellicca per come una come si chiama là, l'avete capito tutti quanti? Capito? E siamo tutti quanti dietro a voi. Ma va bene, va bene, si può fare. Magico. Si può fare. Ma siamo andati. Siamo pronti. Sì, no, volevo dire una cosa. Se volete. No, la cosa che volevo dire è questa. Siccome le mattinate noi le facciamo a sorpresa, come vi siete accorti che... per piacere, fate trovare qualcosa a casa. Iniziate, non lo sto scherzando, cioè, tipo... No, vabbè, Peppo, basta che mangiate, cioè, Peppo, nel senso... Scusa, Peppo, stai attento, che siccome qua va di moda il vergano, capisci che c'è scritto zucchine e melognama. Allora, esiste lo spaghetto agli olio che noi non disprezziamo, che è veganissimo. Esiste il trufolo del vino. Che cos'è il vino? Non è uva? Sì, basta che non ci sta il come la birra, che quella dentro c'ha l'animale. Sì. Allora andremo avanti fino al 28 di febbraio, non culmineranno queste mattinate con la festa di carnevale che conosciamo tutti noi materani, perché non ci sono stati davvero i tempi, noi l'abbiamo improvvisata, l'abbiamo organizzata nel giro di poche ore, ma non sto scherzando, nel giro di poche ore, si fa, è stata, e poi qualche giorno per cercare i ganci, insomma, quindi è capace davvero che veniamo a casa vostra, anzi se volete che vi porti... E lasciate il numero di telefono. Non lo dite così, Che veniamo mo noi, Allora, 24, 25 e 26. 26 marzo, che succede? Che succede? La replica di questo spettacolo. Ora, ma io ci sono già stato, ma se ti va ci ritorni, non solo. Puoi mandare un sms o fare la diretta a Facebook e dire, perché non vieni il 24 all'amico tuo? Perché così facciamo di nuovo il pieno che c'è stasera, fanno di nuovo il pieno che c'è stasera, che per chi sta qui sopra è bellissimo da vedere, da incrociare, va bene? Allora, com'era quella che facevamo? Tu scendi dalle stelle. No, non è quella. È passato Natale già, è passato. È carnevale. Tu vieni a casa, tutti a casa, devo
vogliamo ritornare. Questa vita troppo scava non si può più sopportare. C'è una mamma che ci chiama e una bimba che ci brama, tutti insieme oltre mare sussurriamo al casolare. Olè! In Algeria, terra del mistero, uè uè, ho conosciuto mille cose strane, uè uè. Siccome sono un povero prigioniero, mi dan molto lavoro e poco pane. Il mio padrone amabile e cortese, con i miei soldi affronta le sue spese. Io me ne infischio mentre con passione canto al vento una canzone. Insieme! Tutti a casa, noi vogliamo ritornare. Questa vita non può strana, non si può più sopportare. C'è una mamma che ci chiama e una bimba che ci brama, tutti insieme oltre mare insuriamo al casolare. Olè! Un dì di festa vado a passeggiare, sono sorvegliato come un malfattore. Uè uè, le donne non si lasciano guardare, uè uè, dicono che le rubo il loro no. E in mezzo alla foresta mi nascondo per non scandalizzare tutto il mondo. Io mentre mi infitto con passione canto al vento una canzone. Olè! Tutti a casa, noi vogliamo ritornare. Questa vita non possiamo. C'è una mamma che ci chiama e una bimba che ci brama, tutti insieme oltre mare sussurriamo al casolare. Olè! Tutti a casa, noi vogliamo ritornare. Questa vita troppo schiava, non si può più sopportare. C'è una mamma che ci chiama e una bimba che ci brama, tutti insieme oltre mare giuriamo al casolare. Olè! Peppino, com'è andata? Che ci divertiamo, non è che speriamo, no, insomma, sempre con rispetto. È andata bene, è andata bene. Sì. Ma di più che siamo giovani, non è che... Siamo. Oddio. Siamo io e Petragallo. Ma sì, tu, siamo io. Cioè, i capelli bianchi. Siamo tu e Petragallo, siamo giovani. Beh, ce ne andiamo. Ci vediamo domani, mattina di domani. Grazie Peppino, ciao.